Benissimo, e questo era il corto del nostro Maurizio Losi, insomma, merita decisamente un applauso. Ti dico che non solo il corto di Maurizio ha vinto il Bellaria Film Festival, ma è stato anche presentato e ha concorso per il Pocket Film Festival di Parigi, di cui parlavamo in apertura di puntata. Il corto di Maurizio insomma, era un corto abbastanza interessante, importante, aveva anche delle scene che addirittura noi abbiamo dovuto un po' tagliare perché non potevano essere mandate in onda per via della fascia protetta, quindi era la nostra trasmissione. Le scene più interessanti, Italo, ma non ho capito che cosa dici. Comunque te le potrai insomma rivedere con calma. Si è sempre fatta con, o spesso è sempre stata fatta con i ritagli della censura, no? È una storia, praticamente la verità del cinema sono i tagli della censura. Oggi va un po' meglio, nel senso che non siamo più ai tempi di Ultimo Tango a Parigi, dove addirittura venne deciso che doveva essere bruciata la copia, ma il fatto sta che comunque allora noi omettiamo queste parti e lascio a te la parola per giustificare. Beh, dai, questa volta siamo noi quelli che fanno la parte dei cattivi. Ha sentito benissimo, tra l'altro, vedi? Benissimo, perfetto. E allora Maurizio, noi abbiamo chiacchierato senza di te. Beh sì, innanzitutto ho visto che è stato tagliato parecchio e un po' mi dispiace perché perde un po' il senso il cortometraggio. Beh insomma, un'ulteriore visione, un ulteriore applauso lo meritava veramente. Sai cosa mi faceva pensare? Sapete, scusate, per ragioni di età io vivo anche di citazioni. Ho citato prima Godard e mi veniva in mente, vedendo queste immagini, certe immagini del New American Cinema, no? Te le ricorderai, giusto, Fabrizio? Benissimo, quindi vabbè. Maurizio comunque continuerà insomma su questa strada. Sì, sicuramente, perché c'è la possibilità di sperimentare veramente linguaggi molto nuovi. Non è questione di definizione dell'immagine o di sostanza della storia. Sono proprio mezzi diversi che entrano così nella nostra vita ed è giusto sperimentare. Maurizio, noi ti ringraziamo, ti facciamo ancora veramente molti complimenti per questa tua vittoria e chissà, insomma, magari ci incontreremo con nuovi lavori, nuove vittorie, io te lo auguro. Grazie ancora, ciao Maurizio. Grazie, ciao a tutti. Beh, è interessante sentire anche questa dichiarazione di fede che ha fatto un vincitore di un premio in un videofonino, perché avrebbe potuto dire, adesso ho vinto questo premio, siccome il sogno dei filmmaker di arrivare alla pellicola, di arrivare al vero e proprio film, abbandono questa strada.